Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra modalità carriera allenatore con il Bari. Ragazzi, dobbiamo riprenderci dopo un punto solamente in 4 partite, è troppo poco. Dobbiamo riprenderci e ci tocca proprio la Roma fuori casa, non proprio il massimo, però sicuramente ci dobbiamo provare. Allora ragazzi, questa è la formazione, sono tornato al 4-2-3-1, forse il modulo più stabile per noi. Quindi leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. Tutto pronto, giochiamo all'Olimpico, sarà una sfida difficilissima, serve tanto cuore, tanto impegno, tanta dedizione, dai Bari. Mamma mia Piazza, bravo, bravo Piazza. Buona azione, un buon cross dal fondo e c'eravamo quasi, dai così. Ragazzi, fine primo tempo, non è successo tantissimo, ok, però devo dire che ce la siamo giocata alla pari, devo dire proprio alla pari, forse qualche passaggio sbagliato di troppo, questo sì, però ce la siamo giocati alla pari contro una squadra fortissima, quindi secondo me il 4-2-3-1 alla fine è il modulo migliore per dare equilibrio a questa squadra. Continuiamo così e vediamo cosa riusciamo a combinare. Palo! No, vabbè ragazzi... continua la nostra sfortuna qui. Palo incredibile di Martigno, veramente incredibile, azione stupenda. E purtroppo non facciamo gol. Lombardi 1-0 Bari ragazzi. Qua è stata fortuna massima, cioè lo ammetto. Però abbiamo creato bene l'azione. Poi vabbè, il rimpallo ci ha aiutato ragazzi, ma guardate lì, passaggio secco, vabbè, rimpallo fortunato e poi, vabbè, da rivedere anche la parata del portiere della Roma. Ragazzi, siamo 1-0, non ci sto credendo, a Roma, contro la Roma. Calcio d'angolo, ragazzi, tutti dentro, ci sta anche il portiere della Roma. Via sta palla, bravo Mikai, dai che ormai dovrebbe essere nostra la vittoria. E andiamo a vincere ragazzi, non ci posso credere, cioè oddio, sono contento, non è che proprio non ci posso credere, ma vittoria importantissima, mi sa che il 4-2-3-1 indipendentemente da tutto è il nostro modulo, mamma mia, 3 punti proprio importantissimi, ora saliamo a 4 punti in classifica, sono curioso di vedere la situazione, dai, siamo saliti belli rapidi, abbiamo gli stessi punti della Cremonese, nel frattempo facciamo gli allenamenti, vediamo se sale qualcuno magari. Devo togliere Iocolano, magari devo modificare un po' qualcosina, però dai, ci stiamo muovendo bene. Vediamo in ufficio, resoconto primavera, Ferrari, ok, questi qui già l'avevo calcolati, togliamo qui, 91 di overall generale, quindi direi ottimo, veramente ottimo. Ah, vediamo qui, sono arrivati tanti altri giocatori ragazzi, allora io toglierei lui, poi... Anche lui non mi dà sicurezza, eppure ho un osservatore che comunque l'ho pagato un sacco, ma non vedo sinceramente i tanti benefici. Arriva un'offerta per Sissé, 600.000 euro, ragazzi io l'accetto perché veramente non lo utilizzo mai questo giocatore, veramente mai, quindi mi sembra il caso di darlo via. Poi avanziamo un po', vediamo, arriva la SPAL, attenzione. Ok ragazzi, hanno accettato, io nel frattempo mi sono mosso un po' per il mercato, hanno accettato Andre Steglio, che come ricordate era un nostro giocatore l'anno scorso dalla Juve, ancora presto però questa volta per 2 anni, ok perfetto, quindi arriva in prestito praticamente a gennaio, quindi ci va benissimo, altra qualità lì che ci serve. Giuseppe Scalera si aggregherà alla squadra Empoli, va in prestito Scalera. Poi Hakimi, accettato raga, anche Hakimi ho provato a prendere in prestito, è un terzino che può far comodo, 2 anni, no un anno lui, terzino del Real Madrid, non parte altissimo di overall, ma secondo me possiamo utilizzarlo molto molto bene. Qui solo Kozak, no anche Dumbia ora è diventato un giocatore interessante per la nazionale, quindi ragazzi ora giochiamo con la SPAL, anzi questa in casa ce la possiamo simulare come abbiamo detto.
Poi ci giochiamo l'altra fuori casa, magari. Allora, simuliamoci questa qui con la SPAL, sperando di fare bene. In teoria ce la giochiamo, penso. E subito vantaggio di Piazza, giocatore fondamentale, anche se in prestito, però fondamentale. Bella squadra la SPAL con Borriello, Floccari, Schiattarella. Non è male. Marchegiani in porta, sarà il figlio di Marchegiani, non lo so. Numero 92, tra l'altro. Doppietta di Piazza, ragazzi. 2-0, secco, zanellato addirittura, ragazzi. Peccato, Ateboe è espulso, vabbè. Però altra vittoria importantissima. Facciamoci gli allenamenti, però. Voglio modificare, ad esempio, Iocolano, che non lo utilizzo più di tanto. Vorrei allenarmi Agi, sinceramente, nel dribbling. Ok. Poi, Ferrari della primavera, forse non è il caso di allenarlo, mi sono reso conto. Mettiamoci ad allenare Mikai, va? Allora, mettiamo portiere, uscita su attaccante. Krešić, Piu e Anderson, io me li voglio allenare, quindi simuliamo, vediamo un po' che succede. No, non sale nessuno, però Krešić ha preso una buona A, quindi è vicinissimo al 70. Buono, buono avere un difensore già sul 70 lì. Vediamo, giocatore squalificato, lo sapevo. Rajcevic e Masi. Vabbè ragazzi, però non mi potete chiedere di giocare adesso che la situazione è molto complicata. No, non si è trovato un accordo fra Sisse e il Parma. Maledizione, non lo riesco a dare via. Sale finalmente Krešić, ragazzi, doppia A in due allenamenti, diventa un 70, bene così. Ok ragazzi, affrontiamo il Bologna fuori casa, quindi non semplice. Ho fatto qualche cambio, dato che è espulso Ateboer, ho messo Anderson terzino destro e Masi centrale. Poi voglio dare una chance a Rajcevic lì davanti, il resto rimane uguale. Quindi ragazzi, leggenda, 4 minuti sereno, si va nel match. Si comincia ragazzi, voglio andarmi subito a vedere la formazione del Bologna. Vediamo se c'è qualche sorpresa. Zuba in attacco, Giaccherini, Rizzo, Pulgar, Zemaili, Nagy, Layun, Economo, Awasaki, Mbaye, Mirante. Bello, bello l'attacco con Zuba, Giaccherini, interessante, però noi siamo il Bari e vogliamo provare a fare bene anche qui. No, no, mamma mia, palo del Bologna ragazzi, palo di Zuba, che vi avevo detto che è abbastanza pericoloso. Azione un po' casuale, però occhio, queste situazioni non vanno sbagliate. Fine primo tempo ragazzi, dove è successo praticamente solo il palo di Zuba. Noi non siamo riusciti ad attaccare come volevo, o meglio quasi zero. Vediamo se nel secondo tempo magari cala un po' di energia da parte del Bologna, o perlomeno se riusciamo noi a giocare meglio, e vediamo che succede. Bella questa azione. Peccato lì, colpo di testa un po' troppo laterale, ma va bene così. Attenzione al Bologna qui con Rizzo. Bravi, bravi, bravi. L'abbiamo tenuto fuori, diciamo, quindi già una gran cosa. Ok, calcio d'angolo. Vediamo se riusciamo a sfruttarlo, dai. Teniamo delle punte abbastanza alte. Vai di testa, madonna. Vai, ripartiamo così. Azione di ripartenza avvolgente. C'è Rajcevic che può allargare verso Piazza, che però perde il pallone. Bravo però a cercare di riconquistare, ma niente da fare. Dai ragazzi, non possiamo perdere con una squadra che c'ha Poli in campo, che è veramente scandaloso. Gente che cade a caso, boh, non si capisce nulla in questa partita, però occhio. Bravo, dai, Poli non può fare niente. Vai, ripartiamo in contropiede, Martigno, vai che... Madonna, Okonomo che ha preso. Aia, no Rizzo, no, ti prego, che beffa. Bravo Mikai. Aia, novantesimo, no. Dimmi che non succede qualcosa di strano. Bravissimo Bani, bravissimi. Ripartiamo, anche se ormai finisce qui la partita. Dai, tutto sommato un pareggio che ci può stare. Giocavamo fuori casa contro una squadra abbastanza tosta, soprattutto in difesa, secondo me. Quindi direi che questo episodio è andato alla grande. Facciamo un secondo gli allenamenti. Vediamo se Agi riesce a prendere una A. Dai, dimmi di sì, dimmi di sì. No, prende una B, però dai, sta salendo bene.
Quindi questo episodio è andato bene perché tutto sommato vittorie interessanti. Dai, siamo ora al 13° posto, quindi siamo risaliti quantomeno, visto che eravamo in zona retrocessione. Dai, 8 punti, non siamo messi malissimo. Vediamo questi mail. Ok, squalifica scontata, tornate Boer, che è fondamentale su quella fascia. Nel prossimo episodio giocheremo contro il Milan, contro la Fiorentina, Lazio e Torino e forse anche Sampdoria probabilmente. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti mi piace, iscrizione al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!